piccoli. Che stanno transitando in questo istante, l'applauso di Cavaiore davanti a tutti, Tamayo Martinez, vediamo che c'è ancora Pinizzotto, c'è per il team Witt, appunto il corridore di cui vi avevamo parlato, con il numero 8 Cameron Wolf, c'è Pio Paolo Negri, c'è Frapporti, c'è il team Androni, eccolo qui, si tratta proprio di Fortin, tipo Fortin che qualche istante fa veniva dato come riassorbito dal gruppo che a questo punto è ancora piuttosto distante. Vediamo il gruppo ai 150 metri in questo istante, gruppo molto molto vicino, incomincia ad essere elevata l'andatura, 1 minuto 30 il distacco del dorsale numero 23, ancora l'Androni a tirare, l'Androni in questo istante a tirare, vediamo le danze con il dorsale numero 21, quello di Emanuele Stella. Nelle prime posizioni c'è anche Ivan Basso, andiamo a riconoscere Giovanni Visconti a centro gruppo, dietro di lui tre maglie del team Witt, chiude intanto la spinta dei corridori numero 120, quello di Nicolas Francesconi, atleta di Camaiore, oggi nelle sue venti di stagista del team Amore Vita. Signore e signori, per il team Vigan Guerzotti, l'applauso del pubblico! Leonardo Pinizzotto, solitario comando, versione 53. Il rapporto usato in questo istante da Pinizzotto, un'azione veramente molto bella e naturalmente è aumentato il vantaggio per questo straordinario atleta Leonardo Pinizzotto del team Miche Guerzotti. Dato attenzione davanti a tutti i Frapporti, poi Cameron Wolf, ecco quello che sta prendendo la testa della corsa in questo momento, Cameron Wolf, vediamo anche Pierpaolo De Negri, numero 18, poi il numero 98, quello di Tamayo Martinez, e poi abbiamo in questo momento l'inseguimento davanti a tutti una maglia del team Nike, si tratta del dorsale numero 75, Stefan Schumacher, che ha portato via con sé un drappello di un 7-8 unità, poi il resto del gruppo, la campana, l'applauso del pubblico, e il numero 123, si tratta di Walter Proc, si rimescolano le carte in tavola, Giovanni Visconti al centro gruppo, vedo e riconosco anche Silvestre Fita nel fondo di questo180, un rappresentante del team Acqua e Sapone Camaiore, l'applauso per Fabio Taborre. Fabio Taborre è lui che vince, viene premiato dal primo cittadino di Camaiore, il dottor Giampaolo Bertola, ecco che viene in questo momento premiato dalle Miss, dalle splendide Miss che ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio di questa 62esima edizione del Gran Premio Camaiore, col bacio delle Miss, l'applauso di Camaiore, e io vorrei chiamare il primo cittadino di questo comune, il primo cittadino di Camaiore, Giampaolo Bertola, l'applauso per questo sindaco, e anche il dottor Paolo Pelliccioni, direttore generale del credito cooperativo
sono loro che parteciperanno attivamente alla predisposizione, alla premiazione di questo grande corridore Fabio Taborra, che ha cercato l'attacco negli ultimi metri di questa manifestazione. Ecco il trofeo direttamente dalle mani del primo cittadino, è lui il grande vincitore dell'edizione numero 62 del Gran Premio Città di Camaiore. Ancora un applauso per Fabio Taborre. Acqua e sapone, questo il team di appartenenza di Pinox. L'applauso in Camaiore per Simone Stortoni. Simone Stortoni, grande corridore. Simone Stortoni è stato protagonista con delle belle azioni anche all'ultimo Giro d'Italia, ecco che viene premiato dalla Miss in questa occasione. A premiare Simone Stortoni saranno anche Claudia Bonuccelli, assessore al turismo del comune di Camaiore, e Giuliano Baronti della Neri Sottori, lo sponsor tra l'altro della formazione di Giovanni Visconti, campione italiano. Allora io vorrei ancora un applauso da parte di Camaiore per il secondo classificato Simone Stortoni del team Colnago CSF Inox. È lui il grande secondo classificato, aveva tentato tra l'altro l'allungo in conclusione di gara, ma siamo arrivati a questo punto al terzo classificato, un grande nome, si classifica al terzo posto nella 62esima edizione del Gran Premio Città di Camaiore, un corridore tesserato per il team Michele Guerciotti Camaiore. L'applauso è per Davide Revellin. Ritorna sul podio Davide Revellin, e ormai è abitudine questa per questo grande corridore di San Bonifacio, un atleta veneto che in questo momento viene complimentato dal pubblico. L'applauso, e viene premiato tra l'altro da Andrea Pagliai di Ottica Centrovisione e dall'assessore allo sport Mauro Santini del comune di Camaiore. Dunque ecco la stretta di mano tra l'assessore e il grandissimo Davide Revellin del team Michele Guerciotti, terzo classificato. E allora lo spumante in questo momento per il... Tutto è pronto allora per i festeggiamenti conclusivi. Questo è il momento che rimarrà nelle fotografie, nei giornali, i media racconteranno di questo momento. E allora tutto è pronto, Camaiore, l'applauso per Fabio Taborre, vincitore del Gran Premio Camaiore, Simone Stortoni, secondo classificato, e per Davide Revellin, terza piazza per l'inossidabile atleta veneto che quest'anno ha ricominciato ad abituarci ai suoi...